Benvenuti nel mio canale. Mi chiamo Farah, prima di dire cosa accadrà nel nuovo episodio, ti chiedo gentilmente di aiutarmi a raggiungere più spettatori mettendo mi piace al mio video. Alla fine, Tahir, Farah e Kerimsa vengono a casa di Tahir. Tahir dice che si trasferiranno in una casa più grande con l'arrivo della madre di Farah. Farah e Tahir assumono pose di famiglia felice. Behnam maledice il giorno in cui ha creduto in Farah. È molto infelice perché non ha suo figlio e Farah a casa. Tahir sperimenta una felicità agrodolce. Ha trovato suo fratello. Ma non riesce a credere che sia reale. Perché non ricorda nulla della sua famiglia. Per questo motivo scatta fotografie per immortalare ogni momento con Farah e Kerimsa. Behnam dice che riprenderà Kerimsa con l'aiuto di Akbar e Merkan, e loro sono obbligati a farlo. Akbar non capisce perché Behnam dice che devono farlo. Akbar non sa che sua figlia Merkan è la persona che ha tentato di uccidere Mahmud. Kerimsa cerca di capire Tahir e pensa a come ci si sente a non conoscere la sua famiglia. Tahir dice di aver trovato suo fratello e di sentirsi come se avesse vinto un grosso jackpot senza comprare un biglietto. Farah e Tahir aiutano Kerimsa ad avere la febbre. Questa è l'operazione Kerimsa e con questo piano Farah si riunirà a sua madre. Behnam pensa alla vendetta che prenderà su Farah. Gli uomini di Behnam vedono Farah e Kerimsa uscire di casa in fretta e informano Behnam. Behnam corre immediatamente in ospedale. Perihan dice che non approva la relazione di Bekir con Gonul. Mehmet sostiene anche Perihan, e questo spezza il cuore di Bade. Mehmet si rende conto di aver spezzato il cuore di Beda. Ma non può fare ammenda. Il medico esamina Kerimsa e dice che ha la febbre. Kerimsa interpreta molto bene il suo ruolo. Behnam arriva in ospedale. Kerimsa viene portato in una stanza sterile. Kerimsa dice che vuole parlare da solo con suo padre. Bekir evacua il laboratorio per poter modificare i risultati dei test di Kerimsa e mentre Farah e Tahir stanno per modificare i risultati dei test, l'ufficiale che entra li vede baciarsi. Farah e Tahir sfuggono alla cattura all'ultimo momento. Tahir è un po' rimbarazzato da questa situazione. Kerimsa è molto dispiaciuto per aver ingannato suo padre. Mehmet dice a Ilyas che si ricorda di avere un fratello. Ciò che Ilyas si chiede davvero è se si ricorda di coloro che gli hanno sparato. Mehmet spiega che Behnam gli ha chiesto di uccidere Tahir. Dice a Ilyas che ucciderà Tahir. Ilyas prima gli dice di non farlo, poi dice di ucciderlo. Mehmet chiede a Ilyas di chiamare Tahir in un luogo deserto. Ciò che Mehmet sta realmente cercando di fare è intrappolare Ilyas. Ilyas fa discorsi a sostegno di Mehmet. Alla fine delle conversazioni di Mehmet con Ilyas, Ilyas si rende conto di ricordare tutto. Vengono visualizzati i risultati dell'analisi. Farah e Behnam scoprono che devono essere nuovamente trasferiti a Kerimsa. Farah vuole che il trapianto venga effettuato immediatamente perché il donatore è Behnam. Ma la donatrice è la madre di Farah. Behnam ordina che la madre di Farah venga portata dall'Iran. Tahir farà imprigionare Ilyas con il piano che ha preparato con Mehmet. Farah è molto triste perché suo figlio sta vivendo giorni in cui è di nuovo malato. Ma non ha altra scelta per raggiungere sua madre. Kerimsa prova rimorso per aver mentito a suo padre. Si chiede come la donazione di midollo di suo padre lo aiuterà a ricongiungersi con sua nonna e vuole imparare. Ilyas capisce che la memoria di Mehmet è tornata. Fa il suo piano per sbarazzarsi sia di Tahir che di Mehmet. Behnam incarica Merkan di tenere Farah lontana dalla sala operatoria mentre viene sottoposta a un trapianto di midollo osseo. Mehmet va dove vuole Ilyas. Viene anche Tahir. Mehmet punta la pistola su Tahir. Ma lui dice che non può. Ilyas dice che lo farò. Dice che sa che Mehmet ha riacquistato la ragione e che li ucciderà entrambi. Ilyas dice che ucciderà Tahir con la pistola di Mehmet e Mehmet con la pistola di Tahir. Ilyas si rende conto anche che Mehmet e Tahir sono fratello e sorella. Ilyas è molto confuso. Si rende conto che le pistole sono a salve quando le fa esplodere. Ilyas viene arrestato dalla polizia in arrivo. Mehmet ora torna al suo dovere. È uno dei suoi uomini che arresta Ilyas e lui rilascia Ilyas. Tahir e Mehmet inseguono Ilyas, lo mettono all'angolo e lo prendono.
Anche se Tahir è sempre stato dalla parte degli arrestati, questa volta ha fatto bene a stare dalla parte della polizia. Farah dice a Kerimsha che è stata sua nonna a darle il midollo e che suo padre l'aveva catturata in Iran. Ma questo non è qualcosa a cui Kerimsha può credere. Perché è un bambino che ama moltissimo suo padre e non crederebbe mai che suo padre possa essere così cattivo. Viene portata la madre di Farah. Behnam odia la madre di Farah. Perché ha impedito a Farah di incontrarla non dicendole dove si trovava. Akbar Azadi si lamenta di Tahir. Tahir viene arrestato. Behnam non vuole che Tahir sia tra i suoi piedi mentre la madre di Farah è in ospedale. Tahir deve essere rilasciato dalla custodia il prima possibile per salvare la madre di Farah. Vade vuole che Tahir venga rilasciato dalla custodia, piange. La madre di Farah la vede dalla finestra della stanza di Kerimsha. Kerimsha riconosce sua nonna dalla voglia sulla sua mano. Si rende conto che suo padre è un bugiardo. Kerimsha vede sua nonna portata via dagli uomini di Behnam. Behnam si rende conto che Farah sta fingendo di trovare sua madre. Kerimsha prende la sedia a rotelle di sua nonna e la nasconde nella sua stanza. Kerimsha si arrende a suo padre. Questo è l'unico modo per salvare sua nonna. Quando Farah arriva nella stanza, si riunisce con sua madre ma senza suo figlio. Behnam prende Kerimsha e gli chiede perché ha mentito. Kerimsha dice che lo odia. Non dimenticare di mettere mi piace al mio video e di attivare le notifiche. Arrivederci.